anche l'attrice Alessandra Mastronardi è stata colpita dall'insidiosa sindrome. A raccontarlo è stata proprio lei. Alessandra Mastronardi è una delle attrici più apprezzate e seguite degli ultimi tempi e proprio in queste settimane è tornata in onda su Rai 1 con le repliche della terza stagione dell'Allieva, la fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, accanto a Lino Guanciale. Nella serie Alessandra Mastronardi veste i panni di Alice Allevi, un medico legale alle prese da un lato con la sua carriera all'interno dell'istituto forense e dall'altro con il suo rapporto con Claudio Conforti, suo mentore e futuro sposo. Ma la carriera di Alessandra è iniziata molto prima, quando era poco più che una ragazzina, grazie ad un piccolo ruolo in Un medico in famiglia, che le ha permesso di aprirsi la strada nel mondo della fiction, entrando a far parte del cast dei Cesaroni con il ruolo di Eva. La sua partecipazione alla fiction di Canale 5 le ha regalato una grandissima popolarità e le ha consentito di sbarcare anche sul grande schermo, lavorando con registi del calibro di Woody Allen. Alessandra Mastronardi e il suo rapporto con i Cesaroni tra amore e odio. Alessandra Celentano era molto giovane quando è apparsa per la prima volta nei Cesaroni nel ruolo di Eva Cudicini, attirando subito la simpatia del pubblico da casa, che stagione dopo stagione si è affezionato sempre di più al suo personaggio e alla storia travagliata e appassionante di Eva con Marco, interpretato da Matteo Branciamore. Nonostante proprio il personaggio di Eva abbia dato ad Alessandra una grande popolarità e l'abbia resa conosciutissima in tutta Italia, le ha anche tolto tanto. Non solo infatti per l'attrice era sempre più complicato conciliare lavoro e vita privata, ma con il passare degli anni Alessandra si è sentita sempre più ingabbiata nel ruolo di Eva. Alessandra Mastronardi in una recente intervista ha raccontato di avere avuto diverse difficoltà nei primi anni della sua carriera di attrice. Quando era ancora agli esordi, infatti, Alessandra andava ancora a scuola e proprio il suo ruolo di attrice le aveva messo contro i compagni, che la bullizzavano e la deridevano, rubandole anche il telefono. Inoltre, il ruolo di Eva nei Cesaroni l'aveva ingabbiata e non riusciva più a liberarsi da quel ruolo che la intrappolava in una romanità popolana e folk, come l'ha definitiva l'attrice. Tutto questo l'aveva spinta a pensare di avere la sindrome dell'usurpatrice di ruoli, che poi per fortuna è riuscita a superare.